fondamentalmente dal titolo di questo libro, Il Sud dell'Avvenire. Pubblicare in questo momento in cui la politica perde anche l'ultimo quarto di nobiltà che poteva pensare di avere, un libro come questo, in cui la protagonista, in realtà pur sempre con il distinguo, no, di poca ideologia, molta pratica, no, al grido di "il mio asino si chiama Carlo Max", perché non ho neanche capito qual era in realtà il nome vero che dovevo mettere, diciamo che è sicuramente una provocazione fare un libro di questo genere, che però si rivolge, e magari, non so, guardando anche a quello che è stato il pubblico come lo ha accolto, però per come l'ho letto io è un libro che ha una vena pop, nel senso che si apre a un grande pubblico, e quindi magari stimolare un commento su che scopo ha questo tipo di provocazione. E ci allego anche altre due domande, sempre di politica o comunque legate a questi aspetti del libro, così poi può fare un intervento magari in cui cerca di rispondere a tutte e tre, non ne faccio altre dopo. L'altra era sulla piazza, cioè nel libro la piazza è il luogo in cui le masse che arrivano dalla campagna si radunano, sono masse di individui, che erano individui quando erano nelle campagne, ma nella piazza di fine 800 e inizio 900 trovano il luogo di aggregazione, trovano lo spazio per sicuramente progettare piccoli tumulti, come si diceva prima, avere anche un approccio rivoluzionario, attacca brighe anche in un certo senso, poi soprattutto in Romagna, terra sanguigna, dove di solito una bevuta insieme all'osteria finiva col coltello. Nonostante tutto questo, la piazza era il luogo in cui si faceva politica, inteso si progettava il futuro, e questo anche, quindi il sogno dell'avvenire, un sogno di futuro collettivo, in cui quindi le persone si riconoscono non già come individui ma come parte di qualcosa più grande. E l'ultima magari riflessione che vorrei stimolare era quindi di nuovo perseguire la provocazione, è che tutto il libro è effettivamente senza retorica, ed è anche molto difficile trovare, capire e leggere quello che è il punto di vista dell'autore, cioè è difficile scoprire qual è il giudizio che magari c'è anche sugli avvenimenti storici. L'unico che ci è parso di intravedere è quello sull'epopea della famiglia Minguzzi, una famiglia di mezzadri, quindi una famiglia nella quale il capofamiglia tende sempre a dire "siamo mezzadri, quindi i socialisti rivoluzionari non vanno bene, non ci piacciono perché sono contro l'abolizione della proprietà privata, mentre invece noi siamo mezzadri e il nostro sogno di riscatto economico e sociale passa attraverso la proprietà privata, passa attraverso la terra, la proprietà". Beh, nell'epopea della famiglia Minguzzi, che non riesce a trovare questo riscatto economico e sociale, sembra esserci insito un giudizio su quello che era il patto massimiano tra il capitale e il lavoro, che viene ad infrangersi. Ma è un giudizio che rimane confinato agli anni di fine 800 e inizio 900, o l'autore provocatoriamente lo voleva lasciare anche come monito per tempi più moderni? Senti, andiamoci da tu, lo dico qua pubblicamente perché mi è difficile fare questi discorsi quando da lei, poi tutti mi hanno detto perché. Qual provocatore sei tu che vuoi farmi prendere delle posizioni, così per una fede elettore si prende una posizione, no? Io devo vendere questo libro. Comunque, per il fatto che diciamo che i miei personaggi saranno dei grandi ingegni, no? Lo sono sicuramente, sono degli sprovveduti, hanno idee confusissime, quando sentono la parola socialismo scientifico cominciano a sudare perché gli fa paura. Sta di fatto che personalmente, se dovessi scegliere fra diciamo la concezione di sinistra esposta nel libro
è quella che mi riesce di leggere guardando Ballarò, preferisco quella del libro. Questo è il mio punto di vista. Purché sia, io parlo di socialisti muti dal volto umano, poi la storia si nascondirà, perché qua finisce a un certo punto dove tutte le violenze sono della polizia, ma si andrà avanti, perché il secondo volume che vorrei scrivere parte dal 1900 e arriva al 1925, e sono anni molto meno tranquilli, anche limpidi, quel che verranno. Comunque, io quello che posso... Io mi sono dimenticato le domande. No, la 2 era sulla piazza, come è cambiata la piazza. Sì. Confronta i movimenti di oggi, che invece sono magari più per i diritti civili individuali, non c'è uno spazio di... Non c'è lo spazio... cioè la piazza è un po' tutto oggi. Mettiamo la mia città, Bologna, la piazza una volta era un po' diverso, cioè fino a quando ero piccolo io, negli anni 70, in piazza si trovavano i comunisti a discutere. Era famosa la cosa per cui in piazza stavano i comunisti, poi al Barotello, che era molto distante dalla piazza, stavano gli sportivi, i tifosi del Bologna, e guai se uno che discuteva in piazza riportava le stesse discussioni al Barotello o viceversa. Il Barotello è poi lo stesso esempio, che si spostava. Ma la piazza era importante, una notte in piazza c'erano i mercati, c'erano i comizi, non quasi nessuno ha fatto i comizi, c'era tutto un tipo di vita collettiva, e poi si sostava, anch'io da ragazzo stavo spesso sui gradini della chiesa di San Petronio a Bologna, dopo fu proibito stare lì se non in particolari circostanze, ai turisti è consentito, la piazza veniva meno. Però, ecco, la piazza come forma di socialità, però, sono io che faccio questo diverso. C'è troppi cellulari tutti nello stesso tempo. Non mi dà fastidio. Comunque, in realtà la piazza era la concentrazione, il momento di sfida al potere, il momento anche in cui il potere stesso si manifestava, ma era in realtà la politica nasceva altrove, nasceva dall'osteria. Nasceva poi dalle osterie particolari. Io parlo delle camarasse che esistevano in Romagna. Le camarasse prima furono create dai repubblicani e poi quasi tutte diventarono anarco-socialiste, diciamo così. Erano luoghi di ritrovo dove ci si trovava dopo il lavoro a giocare a carte, eccetera. E quando nacque il movimento sindacale, le prime leghe di resistenza e di miglioramento, oppure le camere del lavoro, dappertutto in questi luoghi c'erano le carte e c'era il vino. Erano anche quelli. Secondo me la crisi del PC, quando è cominciata, quando ha smesso di avere le case del popolo, sapete qui? Conosco località in cui non esiste più traccia di nessun partito, però è rimasta la casa del popolo. E era lì, no? In fondo lo vediamo anche, prendiamo il film, non le opere cinematografiche, come pone Don Camillo. Dove passano il tempo? No? Tutti i vari uomini di Don Camillo, lo Smith, il Brusco, eccetera, sono tutti lì nei bar, seduti fuori nei bar, che quando passa il prete tutti a fischiare, no? A fare dei versi, eccetera. Così era, e c'era questa profonda socialità. Io credo che sia recuperabile, però lasciatemi dire che mi dispiace che sia recuperabile. Io voglio poi far vedere,
ecco, nei volumi prossimi, magari saltate questo e saltate questo, nei volumi prossimi, io vorrei far vedere che, intanto non mettermi censura. Se c'è una cosa che di solito non si osa scrivere, io la scriverò. Perché voglio che si dica la verità, assolutamente. Ma nello stesso tempo io voglio far vedere come nascono le cose. A un certo punto tutta questa socialità che si era creata attraverso una serie di errori e di cose discutibili viene distrutta. Viene distrutta sistematicamente con la violenza. Cioè, io nel primo volume faccio vedere la nascita di una civiltà, nel secondo volume faccio vedere l'affermazione di quella civiltà e poi come la si demolisce. Nel terzo volume vorrei fare, su me ci arriverò, perché poi anche, ci sono anche questioni di mercato, se il secondo non vende non può fare un pezzo, diciamo, no? Non è che voglia vendita da best seller, mi basta il pochino che che sta contento l'editore e sta contento me. Comunque, se io riesco ad arrivare al terzo volume, vorrei far vedere come, malgrado tutto, quella civiltà riprenda e come praticamente giunga a conclusione una lotta che era iniziata tanti anni prima. Perché se voi, io sto facendo adesso che non sto scrivendo in questo momento preciso, cioè sto scrivendo ma solo degli appunti, perché mi stanno sviluppando altre categorie di giornali che avevo in microfilm. E ancora non ho quindi il materiale, tutto il materiale. Però è curioso trovare determinati nomi che appaiono in un'epoca e poi appaiono in un'altra. Per esempio, faccio un esempio che si riferisce a quel libro lì, io ho messo il nome di un pare che fosse un fattore, qualcosa del genere, particolarmente cattivo, di nome Magnani, ma in realtà sono partito da dopo, dal processo. Nel Forbidese ha un Magnani fascista per i suoi crimini durante la repressione della resistenza. Questo perché voglio far vedere che certe cose hanno dei legami. Qua siamo un circolo, ci spero di poter dire questo. Se no vado al circolo, è meglio. Spero di poter dire questo. Ci sono stati momenti della resistenza, e specialmente dei romani, in cui sono stati commessi crimini apparentemente insensati, omicidi senza senso, eccetera. Un mio amico che era capo del CLM venne chiamato a Imola perché stavano seppellendo vivo un gerarca e erano i partigiani. Questi episodi ci sono stati. Però bisogna capire che avevano un'origine, che prima di una cosa ce n'è un'altra. Io ho letto le memorie di una partigiana che il cui padre fu impiccato, semplicemente impiccato sotto i suoi occhi. Furono più di 250 capi lega, cioè dirigenti sindacali, ammazzati oggi in forma veramente atroce durante lo squadrismo. Ci furono anche dei fascisti ammazzati, perché poi mica tutti si lasciavano ammazzare, però lo Stato stava da una parte sola. Queste cose dimenticate è giusto rievocarle, ma senza lasciare che la rievocazione sia tutta nelle mani di chi poi ha tutto l'interesse a imbrogliare le acque. Io mi ricordo quando ero ragazzo, ci portavano questi personaggi che a me da un lato facevano fine, dall'altro li contestavo violentemente. Ci portavano al liceo, ecco qua lo storico in compagnia del...